Quarti di finale di Coppa dei Campioni, Comunale di Torino che fa registrare il record in cassa, il nuovo record in cassa con 988 milioni, è il secondo in assoluto per l'Italia. Di fronte la Juventus e l'Aston Villa, Aston Villa campione d'Europa in carica. Vedete l'arbitro che è l'olandese Kaiser, da segnalare che la Juventus è forte del risultato ottenuto al Villa Park 15 giorni fa, 2-1 per i bianconeri con gol di Paolo Rossi e Boniek, mentre invece per la formazione dell'Aston Villa c'era stato il pareggio di Cowans. L'Aston Villa ha eliminato nella sua rincorsa al titolo il Besiktas, il Turchi del Besiktas e la Dinamo di Bucarest. Per quanto riguarda la formazione, vi diciamo che la Juventus schiera Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bettegaard, Tardelli, Rossi, Platini, Boniek. Sulla panchina Bodini, Storgato, Prandelli, Furino e Marocchino. Bonini al recupero della sfera. Gentile, Cabrini, avanzata di Cabrini, Platini, inseguito da Ivans, ancora Platini. Sfugge a due avversari, ancora Platini in posizione di tiro, ecco il tiro e la palla sfugge a Spink, la Juventus è in vantaggio. Conclusione dalla distanza di Michel Platini quando siamo al 14° minuto. Erroraccio del portiere Spink e possiamo rivedere il tutto a rallenti con la conclusione e l'intervento sbagliato dell'estremo difensore dei Villans. Lotta Bonini caparbiamente con il numero 3 Gibson, ancora Bonini. Platini scambia con Rossi, l'1-2 stupendo, ancora Platini, entra in area, ancora lui, palla in mezzo e nel mucchio si salva il numero 4 Ivans. Per Platini che era andato al cross, calcio d'angolo battuto da Rossi che ha scambiato con Gentile, ancora Rossi, palla e gol, gol di Tardelli, stupendo tuffo di Marco Tardelli che ha anticipato i difensori avversari ed ha infilato il pallone nell'angolino alla destra di Spinca. Abbiamo l'opportunità di rivedere tutto questo quando siamo al 26° minuto. Vedete la perfetta scelta di tempo di Tardelli che anticipa tre difensori, anzi due difensori della squadra avversaria, e mette la palla nell'angolino alla destra laddove Spinca non può arrivare. 2-0 per la Juventus quando siamo al 26° minuto. Rivediamo ancora, vedete da questa angolazione il cross di Rossi e la perfetta scelta di tempo di Marco Tardelli che tocca la palla con la parte sinistra della fronte indirizzandola nell'angolo. Walters affrontato da Bonini, questi vince il duello. Pallone ancora per Boniek, Platini 1-2, Boniek se ne va pericolosamente, ancora la Juventus, ancora Boniek e non ce la fa servire Platini che è molto abile comunque a rubare il pallone al numero 5 McNabb e ad infilare la palla in porta. 3-0 per la Juventus e grande destrezza da parte di Michel Platini che ha sfruttato al meglio la disattenzione, vedete, del numero 5 McNabb. Gli ha soffiato il pallone e si è presentato solo davanti a Spink ed è riuscito a batterlo con grande tranquillità. Vedete la sua conclusione in anticipo sull'intervento alla disperata di Ivans, mentre vedete che Giovanni Trapattoni sta per mettere in campo Beppe Furino. Gibson dalla sinistra, c'è un cross, Whitty e palla irraggiungibile per Dino Zoff. 3-1, rivediamo ancora il colpo di testa dell'abile centrattacco dei Villans. Ci sono alcune proteste da parte dei giocatori bianconeri che avevano ravvisato, pensato di ravvisare un'infrazione, una scorrettezza da parte di McNabb. Abbiamo rivisto nel frattempo a rallenti il colpo di testa dello stopper. Zoff e l'arbitro dice che è finita. Juventus dunque batte Aston Villa per 3-1. Juventus che accede alla semifinale di Coppa dei Campioni 1982-1983. Ricordo ancora il risultato: Juventus batte Aston Villa 3-1. Per la Juventus 2 gol di Platini e 1 di Tardelli. Per l'Aston Villa gol di Whitty.